DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Questo era Mark Ronson su Radio DJ con la canzone che secondo me, secondo noi, insomma, potrebbe diventare uno dei tormentoni di quest'estate. Già lo è in Inghilterra. Già iniziamo. Sì, beh, insomma, diciamo, prima maggio, di maggio. Maggio. È una canzone questa con un retroscena interessante, a parte il personaggio in questione, appunto il cantante, che come abbiamo già detto è figlio di Mick Ronson, il leggendario chitarrista del primo David Bowie. Nella parte finale di questa canzone avrete sentito, riconosciuto, un super classico ricantato da tanti, tipo Kim Wilde, ma soprattutto di Diana Ross, che era Keep Me Hanging On. E questa è un po' la coda della canzone di Mark Ronson, che sì, però si chiama Stop Me, ed è, a parte questo finale un po' cambiato, che questo finale, diciamo, è una citazione, un omaggio, come se uno in una canzone italiana alla fine avesse detto le bionde trecce, gli occhi sì, azzurri, sì, una cosa del genere, una roba del genere. Lo depositi e i diritti d'autore vanno in parte il anche all'autore originale. Ma la canzone Stop Me, appunto, di Mark Ronson, in realtà è tutta una cover di un gruppo che noi abbiamo molto amato negli anni 80, sì, e cioè una canzone degli Smiths. Basta. Giusto per informazione, perché ricordiamo che sul nostro contratto comunque c'è sempre chiesto disc jockey. Salutiamo anche Morrissey, che è reduce negli ultimi 5-6 anni, insomma l'ultimo concerto che ha fatto, sì, in Italia l'ha fatto all'Alcatraz ed è durato 40 minuti. Beh, come i suoi dischi comunque, perché se tu ricordi gli album degli Smiths avevano, sì, questa caratteristica che le tracce erano 2 minuti e mezzo, 2:40, facevano 25 canzoni in un album, però erano tutte di 1 minuto e 58. Sì, è prolifico, capito? Con titoli lunghissimi, sì, tranne vero, questo. No, ma anche questo, perché il titolo non è Stop Me. Stop Me è la versione di Mark Ronson. Quello originale era Stop Me If You Think It's Over. Aiuto. Ricordo così, a caso, Shoplifters of the World United. È facile anche da ricordare, sì, no? Sì, sì, sì. Send sì. Me mette Shoplifters of the World United, che in italiano vuol dire i ladri dei negozi uniti di tutto il mondo. Fantastico. Allora, abbiamo aperto questa mattina parlando un po' di look, rimane questo argomento un po' di sottofondo, siamo mischiati, diciamo, fra il... Puoi aspettare a schiacciare quel tasto lì, Alex, ti viene l'artrite. Abbiamo 3 minuti di altro prima che arriviamo a questo punto. Non ti posso vedere così. Chi è il simbolo del look contemporaneo? Sicuramente David Beckham, che oggi compie gli anni. Sì, sì. Diciamo che è il più imitato. Diciamo che David Beckham mi nasce, come dire, lì, dov'è lui? Di Londra? Sì, inglese comunque. Di Londra, e si propaga a Rozzano. Cioè, capisci quello che voglio dire? Sì, tra l'altro noi siamo partiti nel parlare del look perché parlavamo delle cose che si usano, ma noi comuni mortali con tanti difetti non ci fanno figura. Uh-huh. David Beckham è perfetto. È perfetto. Può dire quello fisico, che si vuole sulla sua, sì, intelligenza, ma è assolutamente perfetto. Perfetto. Poi regala l'Hammer, la macchina in grandezza, scala 1 a 8 al figlio. Però, quindi, non è un modello da seguire, perché se sta bene a lui non è detto che stia bene. No, no. Tipo la giacca bianca, senza niente sotto, con catena. Se non sei David Beckham fai fatica. Ed è subito Rozzano, è un attimo che diventa Rozzano. Guarda. Bene, Beckham oggi compie gli anni, li compie mentre sta giocando molto bene le sue ultime partite nel Real Madrid, ma è già pronto ormai per andare a giocare nei Galaxy di Los Angeles. Hanno trovato casa. Ah, Los Angeles. La notizia di oggi. Okay. C'è però una giustizia divina, e sì, questa è l'aggiunta che facciamo noi. Che perché non ha trovato il vicino casa. Matto come il mio? Che canta Lili Marlene alle 5:52? Tu scherzi, ha un vicino matto. Ah. Ha comprato casa di fianco a Tom Cruise. Ah, Tom Cruise? Che è matto, è conclamato, certo. Che è matto. Tom Cruise ha convinto Victoria ad aderire a Scientology anche lei. Sì. E in cambio gli ha promesso che parteciperà al suo talk show sulla NBC, al quale però nessuno vuole partecipare. Ah, sì, Victoria ha fatto un contratto per condurre un talk show sulla NBC, ma nessun ospite di quelli di Hollywood ci vuole andare perché è sfigata. Beh, devo dire che alla fine, vedi, dai, alla fine Hilary Blasi molto più figa. Cioè, se analizzi sotto ogni punto di vista. Direi. Quindi lei ha aderito a Scientology, hanno comprato casa di fianco a Tom Cruise, però questo comprare casa di fianco a Tom Cruise è un po' un ripiego,
perché la casa volevano comprarla in un posto che si chiama San Isidro Drive, che è un posto bellissimo, dove però una casa come volevano loro costava 40 milioni di dollari. Che è un po' tanto, anche loro sono anche loro hanno dovuto dire no, è troppo, si sono accontentati di comprarne una da 16 milioni di dollari, un po' più fuori mano, e deve fare ogni giorno... E deve fare ogni giorno David Beckham, per andare ad allenarsi, 80 km di freeway, la 405. Ah, bravo! Che tu mi insegni, non c'è traffico. No, non c'è nessuno, a Los Angeles è vuoto. La 405 deserta. È sempre tipo Cuneo, quelle parti lì, da sì. Cuneo a Mondovino. Fate conto, un po' Cuneo e un po' Mestre. Sì, sì. Forse sì. Più Mestre. Molto più Mestre, direi, decisamente. Chiudiamo questo argomento così, un po' legato all'estetica britannica, con una notizia curiosa. Avete presente i bobbies inglesi, sì. Cioè il poliziotto inglese, sì, sì, con sì, questo sì. Cappello di ghisa da sempre, la divisa di ghisa, nera. Non quello della guardia, quello lì di pelo. No, 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 il bobby, il poliziotto di quartiere. Normale, quello lì, normale. E la municipalità di Londra ha affidato alla scuola, al College of Fashion di Londra, l'incarico di ridisegnare le divise in maniera un po' più moderna. Ah. Il College of Fashion sembra una scuola di fashion. Una scuola di feste, sì. Ma in realtà è una scuola importante, da cui è uscito per esempio uno stilista famoso come Jimmy Choo. Scarpe Jimmy Choo. Jimmy Choo. Jimmy Choo. Ah, vedi, non lo conoscevo tanto bene. Perché è più da femmina. È un po' da femmina. Non sei tenuto. Ah, ok. Il giorno che mi arrivi con la scarpa di Jimmy Choo è l'ultimo giorno. Vabbè, ma cosa mi fai? Discriminazione. Scarpa Jimmy Choo. Questo è il disco di Mavis Staples. Olè! DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.